è oggi nuovamente minacciato dalla presentazione di un progetto che mira alla realizzazione di un pirogassificatore tra la frazione Santa Maria e il capoluogo Castellabate. L'area di Castellabate non si tocca. Con questo slogan, ieri mattina sono scesi in piazza a Santa Maria di Castellabate, nel paese di Benvenuti al Sud, i componenti dell'associazione Forza di Cambiare, per manifestare contro il progetto che prevede la realizzazione di un impianto a biomasse presso l'isola ecologica di Maroccia. A guidare il corteo partito da piazza Matarazzo, per poi giungere dinanzi la sede comunale in piazza Lucia, è stato il presidente dell'associazione, nonché esperto in impianti ed energie rinnovabili, Carmine Amato. Associazione Forza di Cambiare scende in piazza oggi per dire no all'impianto di biomasse a Castellabate. Quali sono le vostre ragioni? Diciamo no all'impianto a biomassa, diciamo no all'inquinamento dell'aria nel nostro comune. La legge lo prevede, mantenere la qualità dell'aria laddove è buona o migliorarla. Un impianto di questo tipo, come vuole realizzarlo l'attuale amministrazione, inquinerebbe sicuramente l'aria, la inquinerebbe nella migliore delle ipotesi, nei limiti di legge, ma la inquinerebbe. Noi diciamo no, perché dobbiamo proteggere il nostro territorio, dobbiamo proteggere la nostra aria, dobbiamo proteggere le nostre acque, dobbiamo proteggere un patrimonio UNESCO e noi ci impegneremo con tutte le nostre forze affinché l'attuale amministrazione ascolti il popolo e protegga il nostro territorio. Avete raccolto anche delle firme, nello specifico cosa chiederete poi all'amministrazione comunale? Allora, oggi sarà una giornata di informazione, informeremo cosa prevede questo progetto, ci saranno due interventi in videoconferenza da Genova, il dottor Federico Valerio, che è un esperto di fama internazionale sull'inquinamento degli impianti a biomasse, il dottor Damiano Capaccio, primario del reparto di pneumologia di Eboli, interverrà in videoconferenza da Eboli per spiegare che le polveri sottili e ultrasottili emesse da questo impianto ci fanno ammalare e raccoglieremo le firme per manifestare palesemente la volontà dei cittadini a dire no alla realizzazione di questo impianto che è stato progettato e voluto dall'attuale amministrazione senza interpellare prima la volontà dei cittadini.